È una mostra che è dedicata nel bicentenario della morte del grande scultore alla relazione di Canova con l'Umbria. Canova, genio universalmente noto e celebrato, ha avuto relazioni con il mondo, ma anche con l'Umbria e in particolare con l'Accademia di Belle Arti. Intorno a questi gessi la mostra ricostruisce tutto il contesto, cioè il tessuto connettivo particolarmente vitale e vivace fra 7 e 800. E grazie a queste ricerche messe in moto dalla mostra siamo riusciti a far emergere una rete di relazioni e un insieme di rapporti e corrispondenze che dimostrano quanto l'identità artistica e culturale dell'Umbria sia davvero partecipe di quella felice rivoluzione delle arti che ebbe in Canova un protagonista assoluto. Ci sono moltissime opere inedite, ve ne presento una, Letizia Ramolino Bonaparte, è un marmo che è in Umbria dall'Ottocento, è inedito. La mostra ha consentito davvero di scavare anche negli archivi per ricostruire una storia solo in parte nota. Siamo al MUSA, il Museo dell'Accademia di Belle Arti di Perugia. Alle mie spalle c'è un super Canova, le Tre Grazie, un pezzo famosissimo. È stato donato da Canova stesso all'Accademia, ancora lui vivente. Tutte le altre opere che sono conservate qui sono state poi donate dal suo fratellastro in segno di continuità di questa stima di Canova che aveva appunto per la nostra Accademia, la nostra istituzione e sostanzialmente anche per tutto il nostro territorio. Quindi la mostra che poi andiamo a vedere a Palazzo Baldeschi ha il cuore qui nel Museo dell'Accademia, perché ovviamente il Canova è tutto qui e abbiamo scelto anche di non rimuovere nessuna delle opere, di non trasportarla proprio per mantenere unito questo patrimonio in modo da poterlo vedere tutti insieme. Ci troviamo a Palazzo Baldeschi al Corso per inaugurare questa nuova iniziativa della Fondazione Perugia per l'Arte. Si tratta di una mostra dedicata al duecentenario della morte di Canova. Come sapete c'è una ricorrenza nazionale e noi abbiamo deciso di celebrarla con una mostra che è un connubio della presenza di Canova in Umbria, passando attraverso l'esperienza dell'Accademia Belle Arti di Perugia, con cui rinnoviamo la collaborazione, e la presenza di Canova a livello nazionale e internazionale con una serie di inediti e di opere che sono esposte per la prima volta assieme per questa occasione. Dietro di me è il busto d'opera di Canova che si trova a Bettona, che è stato restaurato anche grazie al nostro contributo e che appunto cerchiamo di valorizzare con questa esposizione. La mostra rimarrà aperta e visitabile fino al 1° di novembre. È un'opportunità di nuovo della nostra fondazione di condividere con la nostra comunità un'esperienza dell'arte come bene comune. L'Accademia non poteva mancare a questo appuntamento, perché l'Accademia deve proprio a Canova, direi, la sua rinascita nei primi decenni del 1800, perché Canova è stato molto vicino all'Accademia. Abbiamo avuto come direttore Menardi, che è suo amico, allievo e culturalmente molto vicino a lui, che ha dato appunto slancio all'Accademia, rinnovando la vena artistica dell'Accademia stessa, fondata su un nuovo neoclassicismo. Per noi questo appuntamento con Canova è essenziale, è stato essenziale. Canova stesso, per ringraziarci proprio anche della reciproca collaborazione, ci regalò quelle che vedete alle mie spalle, quel gesso che è un'importanza grandissima perché era quello che stava nel suo studio, le Tre Grazie. Siamo a Palazzo Baldeschi, dove Fondazione Perugia è lieta di presentare questa mostra Al tempo di Canova, un itinerario umbro, dove ci sono tantissime opere, molte delle quali anche inedite, legate sia all'artista sia al contesto nel quale l'artista si è trovato ad operare. La mostra su Canova si inserisce in un percorso di ricorrenze da Raffaello nel 2020, poi proseguita nel 2021 a causa della pandemia,
appunto passando per Canova fino al Perugino